io non ricordo di aver mai visto la sala consiliare così piena di persone interessate a un evento così importante. Io ho già iniziato il discorso e il saluto che ho promesso di contenere in 60 secondi, perché di questa opera bisognerebbe parlare tanto. Fabio dov'è? Eccolo, scusa, non ti vedevo. Bisognerebbe parlarne tanto, ma ci sarà occasione stasera per parlarne. Io voglio soltanto, oltre a ringraziare i coautori, Efosi, Morlacchini e Piazza, e anche Cinzia, che so che ha collaborato, Cinzia Paraboschi, hai fatto un tuo contributo, vedremo qualcosa di tuo, giusto? Ma mi serve questa introduzione per parlarvi del pensiero che ho in testa, perché questo è un buon esempio di avere amore al proprio territorio, perché mettere del tempo, dell'energia in un'opera così vuol dire essere davvero affezionati al territorio. Io non ho ancora finito di leggerlo, ho iniziato, l'ho trovato davvero molto interessante e credo che questo possa servire un po' a tutti noi concittadini per capire che l'affetto verso un territorio e verso una cittadinanza si fa con delle azioni concrete, per un verso o per l'altro. Però veramente avete dato, secondo me, un bel esempio di come si è cittadini affezionati al proprio territorio. E il messaggio che avete trasmesso dell'accoglienza è un messaggio davvero profondo ed importante in questo momento in cui tutti si chiudono nel proprio egoismo. Dare un messaggio di questo tipo è coraggioso e controtendenza, ma molto molto apprezzabile e che condivido appieno. Quindi non porto via altro tempo, credo che la serata inizi con un filmato e poi andremo avanti con i discorsi, ci possiamo accomodare tutti. Bene, penso che queste siano state veramente delle immagini meravigliose, hanno rivalutato il nostro territorio in modo incredibile. Ci sono alcuni scorci che loro hanno trovato, che magari alcuni di noi, sentivo dietro di me qualcuno che diceva: ma dov'è quello? C'era tempo la chiusa, c'erano alcuni scorci che probabilmente alcuni di noi non hanno mai visto davvero. E quindi anch'io voglio ringraziare proprio Cinzia, Walter, Gianluigi e Angelo e anche gli altri delle Terre Piacentine che hanno fatto questo lavoro, perché è splendido, meraviglioso, e già ho chiesto di poterlo avere nell'archivio comunale perché lo vorrei tenere, perché penso sia davvero una pietra miliare, molto bella. Come molto bello, come pietra miliare, ritengo che sia il libro che andiamo a presentare questa sera, Cadeo dalla Via Emilia all'accoglienza. Quando i tre autori qui presenti sono venuti a raccontarmi la loro idea, quello che pensavano di fare, io sono un momento un po' scettica, perché ho detto: come vedete abbiamo già due libri, più quelli della Svolta ne abbiamo già tre, c'è bisogno di avere un altro libro che ne parli. Poi hanno cominciato a raccontarmi la loro idea, qual era il progetto, quello che volevano fare, e il loro entusiasmo mi ha veramente contagiato. Perché il libro, che poi spero molti di voi leggeranno, è veramente qualcosa di sorprendente dal punto di vista storico. Dalle notizie che sono riusciti a raccogliere, sono anni di lavoro dietro a questo libro, ci sono dei particolari veramente importanti. Ad esempio, io mi sono sempre ritenuta una abitante di Cadeo Doc, da generazione in generazione, però qui ci sono delle cose che io del nostro paese non conoscevo, non sapevo, ho scoperto delle cose veramente nuove. E penso sia importante questo lavoro che avete fatto, perché proprio avete lasciato una storia, anche una storia, un lavoro storico e sociale per il nostro territorio. E stasera quindi lo presentiamo e lo vogliamo presentare in questo modo. Io adesso farò alcune domande ai nostri autori, coautori, e poi vi lascerò lo spazio per fare anche voi delle domande e degli interventi, se volete. Quindi farò una domanda ad ognuno di loro, avranno circa un 10 minuti, un quarto d'ora per spiegarci quello che hanno scritto, cosa hanno fatto nel loro libro, e poi darò la parola al pubblico. E partiamo subito con Fabio Piazza. Penso che Fabio lo conosciate tutti, abitante di Fontana Fredda da sempre, grande collezionista di cartoline e di fotografie. Fabio ha una collezione enorme, molto spesso i collezionisti sono gelosi di quello che hanno, invece lui ha deciso di condividere con noi una parte del suo patrimonio, quindi nel libro troverete molte fotografie, molte cartoline che appartengono proprio alla collezione privata di Fabio Piazza. E a Fabio stasera intendo chiedere questo: come nasce
Fabio, questo libro. Da cosa nasce questo libro? Il titolo che avete scelto, perché ha questo titolo? E anche la fotografia che voi avete scelto, perché in realtà sulla copertina voi non vedete una fotografia, una cartolina, ma vedete un dipinto. E ringrazio per questo Giorgio, che avevo visto prima, che è l'autore di questo dipinto, e chiedo a Fabio perché proprio avete chiesto a Giorgio di fare questo dipinto, che significato ha all'interno del vostro progetto. Grazie, Marica. Dunque, noi non è che abbiamo voluto fare questo libro. Io ho detto, col materiale che ho, quando andrò in pensione scriverò un libro. Avevo già scritto qualcosa, in realtà. Però lì presente Sergio, tutte le volte che mi incontrava, ma tu e Paolo, con tutta la roba che avete, non potreste mica fare un libro? Se volete, se vi serve, vi do una mano. E dai oggi, dai a domani. Alla fine ci siamo trovati una serata, ci siamo andati appuntamento, ho detto, dai, porta la tua roba, io porto la mia, vediamo di mettere assieme qualcosa. È cominciato così. Poi è detto bene, i collezionisti sono gelosi del loro materiale, diciamo così. Questo me l'ha fatto imparare Don Umberto, di mettere le cose, di condividerle, perché tanto quello che abbiamo non è nostro. Un domani non ce ne facciamo più niente. E quindi ho visto bene di condividere questa cosa, non solo fra di noi, ma con tutti. Siamo stati fortunati nel conoscere un nostro amico che aveva un grande patrimonio, che era l'archivio dell'ingegner Scarabelli, del geometra Nicelli di Piacenza, i primi, diciamo tecnici del comune di Cadeo. Siamo andati a trovarlo. Quando sono entrato a casa sua, mi è sembrato di trovarmi, per chi l'ha visto, nella biblioteca del nome delle rose. Se, mappe, poster, faldoni, dove sono finito? Un sacco di roba, un tavolone pieno di faldoni. Dunque, qua c'è Cadeo, cosa vi serve? Ma non lo so, dimmi, ditemi voi. E poco alla volta, guarda, qua ci sono le scuole, qua ci sono, c'è il macello, qua, ci serve tutto. Va bene, prendete su. Perché prendete su? Cioè, chi è che ti dà tutta la sua roba così, diciamo, a cuore leggero, no? In fiducia? L'abbiamo tenuto un anno, non è che l'abbiamo portato dopo un mese. Fatevi le fotocopie e poi... Ma no. Lui, quando avete finito, me l'ha portato. Bene. Al che abbiamo cominciato a dividersi un po' i compiti. Io facevo quello che avevo nei miei faldoni, Paolo la sua parte, Sergio il suo. Poi ci ritrovavamo man mano, guarda, io ho finito questo, vado avanti con quest'altro. E così è andato avanti. Alla fine poi ci siamo trovati al libro. Il libro è cosa importantissima di un libro, è il titolo. E come lo titoliamo? Beh, non ci può non essere Cadeo intanto. E poi Cadeo e basta, poco. Allora abbiamo pensato dalle origini di Cadeo. Cadeo era dalla Cadei che avete visto, quindi Fonteclos, che nella vecchia Pieve aveva un ospitale, poi a Cadeo un ospitale ancora importante, quindi tutta lungo la Via Emilia c'erano questi posti di ristoro, di accoglienza, di riposo per chi fosse stanco, fosse ammalato,
anche per trovare un degno appoggio e cura, perché via Emilia non era come, così come adesso, eh? Cioè dietro la curva c'erano i briganti che, cioè, ogni curva poteva esserci un pericolo, e quindi i pellegrini erano soggetti ben buoni a lasciarci le penne. A Roma la percentuale che ci arrivava non so quale poteva essere, e quindi abbiamo detto, quindi la via Emilia è già il punto nodale, perché Cadeo si è sviluppato sulla via Emilia. Abbiamo gli ospitali, perché non dire dalla via Emilia l'accoglienza, perché la via Emilia intanto è quella che attraversa Fontana, come ho detto, di Cadeo. C'è leggermente Saliceto, che è un po' più decentrato, però è servito anche lui. Quindi dalla via Emilia tutto è nato, anche Fontana Fredda. Fontana Fredda è stato scelto apposta dai Romani perché, appunto, oltre ad avere la via Emilia, aveva l'acqua, che era una cosa essenziale per gli eserciti, per le malattie, per abbeverare i cavalli, per tutto. Senza acqua non si faceva niente, e i Romani non erano stupidi. Cadeo dalla via Emilia all'accoglienza, dagli antichi ospitali, passando i secoli, si sono sviluppate poi tutte le varie osterie e servizi adessi annessi, quindi alloggi, c'era un bar attaccato all'altro, la fontana, per dire, l'incrocio, ce n'erano addirittura tre qua, si può dire, e c'erano appunto anche le stanze per chi si voleva fermare. In questo modo anche questa era accoglienza, e questa era anche una fonte, uno di lavoro e uno di guadagno, di lavoro, ma non solo per chi aveva queste attività, ma anche per chi faceva il fabbro, per chi faceva il falegname e tutto quello che girava attorno a queste attività. Quindi il titolo diciamo è nato così, e poi ci siamo chiesti, però in copertina cosa ci mettiamo? Ci mettiamo santuario? È un po' troppo riservato, sembra che poi sia su Rovelledo e basta. Ci mettiamo un'immagine di una frazione, basta, e ce ne mettiamo una cartolina per ogni frazione, quattro? No, troppo ammassato. E allora mi è venuto in mente il mio amico Giorgio, provo a sentire Fanzini se facciamo qualcosa, tanto io lo imbecco, se ha un qualcosa di, se riesce a trovare qualcosa di nodale per il comune, gliel'ho detto, e quindi dopo aver sentito l'idea, forse ho qualcosa che va proprio per voi. Ha fatto vedere quello che avete visto sulla copertina. Indovina dov'è? Questo mi sembra il Chiavenna. Dov'è? Guarda, io ho fatto passare dal ponte di Cadeo fino quasi a San Protaso, però saperti dire il punto è un po' difficile. Guarda, è proprio dietro la fontanella, presso poco. Eccezionale, punto, proprio giusto giusto, non poteva capitare di meglio. Adesso lo porto a far vedere ai miei soci, sento cosa dicono. Bellissimo, accettato l'unanimità, quindi è stato scelto, anche perché naturalmente è il nostro pittore ufficiale, diciamo, del comune, quindi avevamo anche l'onore di averlo
sul nostro libro. Avevamo questo piacere che lui accettasse la nostra proposta, quindi siamo stati contenti anche di quello. E poi perché Chiavenna diventa logico per chi conosce il territorio che il Chiavenna passa a Fontana, lungo il suo percorso tocca Roveleto, passa a Cadeo per poi arrivare a Saliceto. Quindi è un filo rosso che nel comune di Cadeo lega tutte e quattro le frazioni. Questo come introduzione, quindi passo. Passiamo a Sergio. Sergio Efosi, da 37 anni residente nel comune di Cadeo, nel quale ha avuto due figli meravigliosi, Simone e Giulio, miei alunni, molto bravi entrambi, escursionista, blogger, narratore, scrittore, storico, appassionato soprattutto... Bevitore di vino rosso. Bevitore di vino rosso, appassionato di storia, soprattutto di storia locale. Leggo nel vostro libro. Potevamo fare un libro di storia del comune di Cadeo in maniera tradizionale, e invece abbiamo preferito limitarci al racconto di alcuni episodi storici che riteniamo importanti. Chiedo a te, Sergio, quali sono questi episodi storici che avete ritenuto importanti per la formazione del nostro territorio? Tante grazie, perché siete veramente numerosi, è una cosa che non ci fa che piacere, perché quando si fa un libro ci vuole tanto tempo, poi la gioia più importante è vedere il giudizio del pubblico sostanzialmente. Quindi noi ci auguriamo che questo lavoro, che è durato circa un anno, un po' di più di un anno, possa poi avere anche la soddisfazione vostra nel leggere cose interessanti che vi possono dare la soddisfazione di capire di quale comunità fate parte, come diceva prima Marica, della quale faccio parte anch'io da 37 anni, per cui faccio un po' di conti e dico, sono vissuto più a Cadeo che non dalle altre parti, dove sono nato e dove comunque ho vissuto prima di qua. E quindi io sicuramente mi sento pienamente parte di questa comunità, e quindi quando io ho rotto le scatole a Fabio e a Paolo perché il loro materiale dall'archivio uscisse e diventasse un libro, l'ho fatto a ragion veduta, l'ho fatto perché credevo e credo che tutto questo ben di Dio, me lo permettete che lo possa dire, cioè meritava che fosse raccolto finalmente in un volume e messo a disposizione di tutti, con una soddisfazione, diciamo con una speranza, quantomeno in me che ho qualche capello ultimo, diciamo, e cioè che ci sia qualcuno giovane che voglia poi fare un continuo, che possa continuare a vedere, a documentarsi e a scrivere quello che ha visto e ha raccolto. Ma Marica chiedeva quali sono gli episodi, se ho capito bene, essenziali. Allora, partiamo da questo. Quando una grande potenza come l'Impero Romano decise di fare una strada, non la fece al tempo così. La fece intanto per ordini militari, per motivi militari, per cui la Via Emilia nasce per un motivo militare. Collegare rapidamente con vettovagliamento e l'esercito aiuti la colonia di Piacenza isolata in mezzo ai barbari, fra virgolette barbari, perché non erano barbari, era un'altra civiltà, diciamo, no? E Rimini, dove invece loro abitavano e erano da tanto tempo. Per cui fanno questo tragitto da Rimini fino a Piacenza e si fermano a Piacenza. Dopo continueranno e andranno anche fino a Milano. Diciamo che la parte storica è questa. Poi si pongono un problema, che è quello di dare alla strada un assetto anche di servizio, perché ovviamente il tempo si viaggiava a piedi, tutto il più a cavallo, i fortunati, gli ufficiali dell'esercito, perché la truppa viaggiava chiaramente a piedi. Per cui si poneva il problema di fare ogni giornata di viaggio a piedi una stazione di assistenza per le persone. E questi potevano essere all'inizio i militari, ma poi anche i commercianti, i viandanti e soprattutto, questa è la cosa importante, i pellegrini, che già in quel momento, nel tardo
periodo dell'Impero Romano cominciavano ad essere sempre più numerosi. Francigeni perché venivano dal nord dell'Europa, in quelle terre che erano franche, dei Carolingi, diciamo. Hanno cominciato lì ad arrivare i primi pellegrini che andavano a Roma, sulla tomba di San Pietro, oppure che andavano a Santiago, sulla tomba di San Giacomo, o che andavano nella Terra Santa, quelli che riuscivano, sulla tomba di Cristo. Questo era un po' l'intento. Erano uomini non certamente giovanissimi che facevano il testamento, dopodiché partivano e arrivavano fin dove potevano arrivare. A un certo punto i romani fecero in questa zona, decisero che in questa zona il punto intermedio fra i municipi di Piacenza, di Fidenza, non c'era Fiorenzuola, e di Velea, che è sulle nostre colline, il punto centrale era, sulla via Emilia, un luogo con numerose fontane, perché servivano per abbeverare i cavalli, ma anche la truppa, per vivere. L'acqua era allora, come oggi, la vita. Per cui a Fontana, che c'era questa ricchezza, fecero la loro stazione di cambio dei cavalli e di assistenza ai viandanti. Nacque quindi Fonte Clos, luogo delle numerose fontane. Questa è la traduzione degli studiosi. Dopodiché si sviluppò tutto il resto. Ovviamente poi ci sono stati gli storici che hanno citato episodi, noi li abbiamo riportati perché è giusto riportarli, ma ci sono stati anche altri storici che li hanno contraddetti. Alla fine noi lo scriviamo. Quello che è certo è questo: i primi due termini scritti in documenti scritti che sono conservati presso la Basilica di Sant'Antonino di Piacenza, quindi che è la basilica più importante per la nostra storia, sono Fontana Fredda e Triulsa, perché qui abitavano due signori che fecero nel 899, quindi in piena epoca franca, quindi post-Longobarda franca, prima dell'anno 1000, fecero dei rogiti o dei documenti, dei passaggi di terreni, citando i luoghi di provenienza, citando i luoghi dove compravano e dove vendevano. E questi signori erano di Fontana Fredda, quindi erano abitanti della pieve di Fontana Fredda. L'uno probabilmente attorno, aveva le terre attorno alla pieve, l'altro ce l'aveva comunque nel territorio della pieve, perché al tempo, ricordatevi, che esisteva solo e unicamente la pieve di Fontana Fredda. Quella che oggi voi vedete, la torre, che nel filmato magnifico che hanno fatto Cinzia, Walter e Angelo si vede chiaramente, quella, a seconda di quello che si legge nei libri di storia, è comunque, quella era la posizione quantomeno dove è esistita la prima chiesa pievana di questo territorio. Pievana perché era la chiesa che poteva dispensare praticamente tutti i sacramenti. Io poi non sono un esperto di chiesa, ma penso che significhi poi questo. Quindi lì si poteva andare a prendere l'olio santo per portarlo nelle cappelle di campagna lontane che non avevano questa funzione pievana, per poter fare le funzioni, diciamo, per entrare nella comunità cristiana. Allora è una cosa importantissima, credetemi. E a un certo punto questa pieve non solo svolse questo compito, ma si impegnò anche a mettere a disposizione della cittadinanza, di quelli che c'erano allora, dei coloni che erano in questo momento, in questa zona, mettere a disposizione anche le sue funzioni civili, ma non era solo questa pieve, tutte le pievi divennero anche una sorta di, diciamo così, primo luogo dove i cittadini potevano svolgere o scambiarsi le informazioni, ed erano contenute appunto nelle pieve. Vi ho detto prima che la Basilica di Sant'Antonino conserva dei documenti dell'899 dove si parla della nostra zona e si parla espressamente della pieve di Fontana, e si dice addirittura che la pieve di Fontana era dentro il castello di Fontana, anzi il documento parla di Castello Teodorici. Questo l'abbiamo detto che nel filmato, perché questo secondo re barbaro, sempre tra virgolette barbaro, cerchiamo di intenderci, non erano proprio barbari come pensiamo noi, che è un brutto termine, erano civiltà diverse che erano venute in Italia. Questo secondo re, patrizio d'Italia, tra l'altro nominato patrizio d'Italia, che era una cosa importantissima al tempo,
decise nei suoi viaggi con la sua corte, ovviamente decise che di eleggere Fontana Fredda come suo luogo di permanenza, e dicono i documenti che restaurò la vecchia mansio, quindi la vecchia stazione di posta dei cavalli e di assistenza sulla via Emilia di Fontana Fredda, la restaurò per farla diventare un castello. Questo castello, quindi, da qui nacque praticamente tutto. Dopodiché, con gli anni si sviluppò, cambiarono i re, arrivarono i Longobardi, arrivarono i Franchi, costruirono i primi ospitali e Fontana Fredda ebbe l'onore di averne addirittura tre. Uno di questi, tra l'altro, questa è una cosa importante ed è confermato anche questo dai documenti, era del re della Danimarca, perché il re della Danimarca aveva costruito Fontana Fredda per i pellegrini provenienti dai suoi territori che potessero trovare ospitalità, aveva costruito un ospitale proprio nel territorio delle pieve di Fontana Fredda. Dopodiché il tempo passa, nel frattempo si succedono quello che succede e arriva il fatto che il territorio diventa importantissimo e a un certo punto un signore, una famiglia di Piacenza decide che proprio in questo territorio, che è a una giornata di strada da Piacenza e a una giornata di strada da Fidenza, decide che qui un luoco di sosta può esserci un altro luogo di sosta e fonda Cadei. Guardate che per chiamarlo Cadei, molto probabilmente, questo noi non lo sappiamo, ma non è che decise questo signore o questi signori di chiamare casa di Dio un luogo così. Probabilmente avranno avuto anche l'autorizzazione, sì, sicuramente, del vescovo del tempo, perché chiamare un ospitale Cadei, è l'unico in tutta Italia che si chiama così, non era una cosa di poco conto. Questo sta a significare l'importanza che già allora aveva questo territorio. E da lì la storia poi è proseguita fino ai giorni nostri. Questa è un po' per farla breve, l'origine del nostro territorio. Quindi tutto è nato da Fonteclos, che poi è diventata Fontana di Teodorico, Fontana Frigida, Fontana Fredda, quella che vediamo oggi. Cadei è diventata Cadeo. A Cadeo, Cadeo ha dato il toponimo, ha dato il nome all'intero comune. Il luogo dove il capoluogo è stato posto qui a Roveleto per due motivi. Il primo perché qui c'era il santuario, che era importantissimo quando queste decisioni vennero prese. Il santuario era un luogo di grande percorso di pellegrinaggio. Qui si fermavano i pellegrini, non solo i pellegrini francigeni, qui venivano apposta in pellegrinaggio, perché questo è un santuario mariano molto importante. Dopodiché arriva la ferrovia e da un altro, diciamo, tassello importante per lo sviluppo del territorio e poi con gli anni si arriva allo sviluppo del comune di Cadeo e possiamo dirlo per finire che la svolta decisiva avviene appena prima e appena dopo la prima guerra mondiale. Se uno guarda il libro si rende conto che qui non c'era niente, a Roveleto c'erano poche case, addirittura la parte dove siamo seduti noi oggi non esisteva, qui era tutto. Erano campi fino alla stazione ferroviaria. La stazione ferroviaria aveva la stazione dalla parte, non dove c'era ora, ma dalla parte opposta era la stazione ferroviaria. Quindi non c'era niente. E qui poco per volta venne realizzato, con gli anni ovviamente, si realizzò Roveleto, che nelle carte era scritto con due T, Roveletto, che era, tanto per intenderci, la podesteria. Qualcuno di voi lo sa dov'è la podesteria? Il comune di fatto era localizzato in quel luogo che noi chiamiamo la podesteria, perché era il palazzo del podestà, perché questo non era un comune, ma era un podestariato, cioè un luogo amministrato dal Ducato di Parma e Piacenza secondo regole completamente diverse da quelle che ci sono adesso, ma questa è un'altra storia, insomma. Comunque sono cose che abbiamo scritto sul libro. Passiamo ora a Paolo Morlacchini, il più giovane del gruppo, che ha già però pubblicato un libro, una pubblicazione importante, appassionato di storia, collezionista, fa parte di varie associazioni,
Paolo, sappiamo che tu conosci benissimo i personaggi che hanno dato importanza al nostro paese. Quindi la mia domanda per te è questa. Ci puoi parlare, nel libro avete citato tantissimi personaggi, quindi non potremo parlarne tutti in questo momento, che però, sennò poi non lo ricompilo nel libro. Mi parli di alcuni personaggi che secondo te sono stati importanti per la formazione del nostro paese, alcuni personaggi che, di cui ci vuoi parlare stasera. Grazie Marica. Allora, innanzitutto vi ringrazio della vostra presenza, sono un po' emozionato, io mi emoziono, è facile che mi emozioni, quindi se mi impappino non fateci caso. No, dunque, noi nel libro abbiamo citato diversi personaggi, abbiamo scelto di includere, praticamente possiamo dire, un po' tutti i personaggi che sono nati qui nel, personaggi celebri che sono nati qui nel nostro comune. E appunto ce ne sono 12. Io ovviamente, come ha detto Marica, non parlerò di tutti, ma parlerò solamente di alcuni, ecco. Perché se poi volete approfondire, appunto c'è il libro. Ma allora, si può partire ad esempio da due personaggi che molti conoscono, che sono Tarquinio Provini e Guglielmo da Saliceto. Tarquinio Provini lo conoscono praticamente tutti, cioè sono anche delle persone anziane qui del nostro paese che lo hanno conosciuto, ecco così. È stato campione di motociclismo, campione mondiale di motociclismo. Guglielmo da Saliceto è stato importante per nel campo chirurgico e cioè, si può partire innanzitutto da questi due, insomma. Poi, vabbè, io volevo dire anche questo. Tutti questi personaggi sono accomunati da questa grande appartenenza che hanno con il territorio di nascita, Cadeo. Meno male quasi tutti, e questo credo che sia una cosa molto bella, credo. Erano tutti molto legati a Roveleto, a Cadeo, eccetera. Poi vabbè, si può passare a parlare ecco, anche di Alfonso Fratus de Balestrini. Alfonso Fratus de Balestrini non dice nulla come cognome. In realtà è stato un importante compositore, è stato anche direttore del liceo musicale di Piacenza, tra l'altro, è stato compositore e pianista, e era nato nel Castello Visconti di Saliceto. Possiamo parlare appunto anche di Politi. Politi è stato un corridore importante di Saliceto, lui era nato a Cortemaggiore, però la sua famiglia si erano trasferiti, che lui era piccolo, aveva pochi anni, quindi ha vissuto per tutta la sua vita appunto in paese, a Saliceto appunto. E a lui è intitolato il campo sportivo di Saliceto. Poi abbiamo anche Romeo Paraboschi, era lo zio tra l'altro di Tarquinio Provini, e era un aviatore importante che è deceduto negli anni 20 nel corso di un incidente. Abbiamo anche la personalità di Don Serafino Dalla Valle, che è stato soprannominato Don Bosco Piacentino. È stato collaboratore di Don Torta, quindi è diventato poi direttore della Madonna della Bomba, quindi un personaggio importante sul quale è stato scritto anche un volume, dal quale noi abbiamo attinto le informazioni principali, scritto da Elsidio Fausto Fiorentini. Abbiamo la persona di Carlo Martini. Carlo Martini era nativo di Fontana Fredda. Lui è stato nunzio apostolico in varie parti del mondo, anche questo è sicuramente una personalità importante. Carlo Uttini, un altro sacerdote, era un pedagogista per meglio dire, fondatore di un nido di infanzia a Piacenza, zio di Verdi, giusto, zio del compositore Giuseppe Verdi, tra l'altro.
c'era un legame molto stretto tra i due, ecco, tra Giuseppe Verdi e suo zio. Poi abbiamo anche il personaggio di Santo Zappieri, che molti ricordano, è stato importante nel campo della moda. Lui era nato anche lui qui a Roveleto, poi ha fatto una carriera molto importante a Milano, ha fondato il marchio Cocai, e il marchio Zapp, il marchio Cocai, una filiale della sua agenzia di moda è stata aperta a New York, quindi questo già vi fa capire la grandezza di questo personaggio. Sempre per rimanere e collegarsi a New York abbiamo anche il personaggio di Joseph Verdenzi. Allora, io lo chiamo Joseph, ma lui preferisce essere chiamato Giuseppe. Giuseppe perché lui è molto attaccato alle sue origini italiane, oltre che essere un carissimo amico, molto attaccato appunto a Cadeo, e lui è nato qui appunto al Castello dei Ratti, in località Castello dei Ratti, e è diventato procuratore legale nel Bronx, a New York. E attualmente adesso in pensione, ma collabora ancora nel Queens, è stato una figura importante anche lui. E poi abbiamo le ultime due figure che sono sempre nel settore, in questo caso sportivo, che sono Cesare Passoli e Piero Gual. Cesare Passoli noi l'abbiamo soprannominato King of Varano perché è stato importante nel settore delle macchine da corsa, praticamente delle macchine sportive, ecco. E Piero Gual tutti l'avete bene o male conosciuto, molti se lo ricordano come il gestore del bar Gual. In realtà molti magari non sanno che ha avuto anche un passato da ciclista professionista, ha vinto anche dei premi e ha avuto dei riconoscimenti importanti. E niente, questo è quanto. Bene. Allora, prima di farci autografare il libro dagli autori, di fare un rinfresco che hanno preparato, abbiamo qualche minuto ancora per qualche intervento. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualcosa da chiedere ai nostri autori, sono a vostra disposizione. Il sindaco rompe il ghiaccio. Vai. Bene, intanto complimenti anche per l'esposizione chiara del vostro lavoro. Volevo chiedere, sicuramente avrete una mole di materiale enorme e avrete dovuto fare delle scelte anche dolorose, no? Perché avrete dovuto escludere un sacco di materiale. Questo può farci ben sperare in qualche senso? Grazie della domanda. Io ho una domanda così proprio mi porta a nozze, come si dice, no? Quindi, visto che sono un appassionato di storia, tra l'altro ringrazio, vedo in sala anche il mio amico Fausto Ferrari, che ovviamente dà una mano sempre quando ci sono da fare queste cose, che è il direttore dei quaderni della Valtolla. Chi è appassionato di storia sa che è la rivista più importante che c'è in tutta la nostra provincia, di storia antica, moderna e contemporanea, che quest'anno fa il 20° numero. Poi vedremo cosa faremo, perché veramente dopo 20 numeri, siamo 20 anni, siamo anche un po'. Avremo voglia di fare altre cose. E quindi mi allaccio a quello che ha detto il sindaco. Allora, quando noi siamo andati dal signor Pizzamiglio, dal dottor Pizzamiglio, anche se lui non vuole che siamo così, che è un agricoltore, così sappiamo che cosa fa. Questo è un agricoltore. Ha una gran bella azienda vitivinicola, lavora tanto, stasera non l'ho visto, ma mi aveva detto che forse non poteva venire perché il gava d'attaccaccio di plò. Avete idea di quello? Però mi ha detto e ha garantito che lui avrebbe molto piacere mangiare una pizza insieme a noi, perché quando gli riportiamo il materiale vorrebbe che gli raccontassimo che cosa abbiamo visto in questo materiale, perché ci ha detto, quando ce l'ha dato, allora, preciso che erano 6 valigie di documenti, non erano pochi, 6 valigie di documenti. Mai visti, lui dice, io non l'ho mai aperti, dice, io non ci penso neanche ad aprirli. Se non ci fosse state voi che mi avete chiesto qualcosa per Cadeo, perché dice, io nel mio archivio avevo scritto ingegner Scarabelli, tecnico del comune di Cadeo, geometra Vicelli, dice, io ho tirato fuori tutto quello che c'era, per cui nella documentazione poca, ma c'è dentro anche
qualche villetta che hanno fatto a Carpaneto, tutto il resto, o quindi intorno, tutto il resto è Cadeo. Tanto per fare un esempio, c'è la storia dentro, nei suoi documenti, non solo delle scuole, di tutte le scuole che noi abbiamo esposto qui, ma anche di quello che hanno fatto prima, degli studi che hanno fatto nel 1903, che poi non hanno mai realizzato perché non c'avevano i soldi. E allora i comuni, non è come adesso, non c'erano i soldi, adesso ce n'erano tanti, ma loro non ce l'avevano. E quindi adesso fate bene voi a fare le cose, ma loro non c'erano neanche un 5, quindi niente scuole. Fino, praticamente fino al primo, dopo Prima Guerra Mondiale, non fecero le scuole, perché questa è la verità. Ma non è che non c'erano le scuole c'erano. Erano case in affitto, locali, non sempre idonei, eccetera, eccetera. Poi finalmente decisero che le scuole dovevano avere dei tag. Quindi, la domanda, rispondo subito. Noi abbiamo un sacco di materiali ancora sullo sviluppo del Comune di Cadeo, ma abbiamo anche un sacco di materiale inedito rispetto, per esempio, a foto di gruppo, di persone, di personalità, non necessariamente al livello di Guglielmo da Saliceto, che Paolo l'ha detto molto bene. Guglielmo da Saliceto non era un cittadino paragonabile, con tutto il rispetto, a tutti gli altri. È stato il più grande chirurgo del mondo. Cioè, Guglielmo da Saliceto in quel mondo era il numero uno, ed era nato a Saliceto di Cadeo. Quindi non per niente Piacenza, dopo tanti secoli, hanno deciso che forse gli si poteva dedicare non una via, una piazza, ma l'ospedale, perché lui è veramente stato il primo, quello cioè che ha per primo detto: ma perché fare i salassi e tutte quelle cosacce che facevano? Si usa il bisturi. Oggi direbbero il bisturi è superato, ma voi sapete cosa poteva significare al tempo? Curare una malattia attraverso questo strumento. Quindi Guglielmo da Saliceto è l'inventore della chirurgia moderna ed è un nostro concittadino, questo ci rende onore. Il sindaco e Marica hanno detto: l'appartenenza alla comunità, intanto l'appartenenza alla comunità ce l'hanno dimostrata questi personaggi che ha detto Paolo, ben prima di noi e con molto più merito di noi, perché questi, noi abbiamo scritto un libro, qualcuno di noi amministra, con tutto, cioè ognuno di noi si impegna per la comunità, ma questi veramente hanno dato lustro alla comunità, perché voi pensate, Tarquinio Provini, che se voi guardate il libro ha un palmarès impressionante, un uomo incredibile, un uomo che non era mai fermo, neanche quando cadeva, si rialzava e riandava, quindi era veramente un campione. Ma per fare un esempio, per dire Tarquinio Provini, come tutti gli altri che abbiamo citato. Mi piace dire una cosa per finire, a noi piacerebbe fare un libro e ci impegneremo per fare un progetto e ve lo verremo presentare. Intanto grazie perché, come ha detto Marica, come hai detto tu, io do del tuo al sindaco perché... Su tutti. È più giovane di me, quindi io ho detto, spero che mi sia, la Marica è stata la maestra dei miei figli, la professoressa dei miei figli, quindi potrò dare da parte queste qua, queste battute mie. Noi vi presenteremo questo, intanto grazie perché ci avete dato fiducia e noi siamo riusciti a fare questo lavoro e a noi ci tenevamo molto a farlo in breve tempo vuol dire un anno. Ci tenevamo in modo particolare a poterlo presentare in questa sala che è la sala del Consiglio Comunale, cioè la sala della popolazione del Comune di Cadeo, la sala istituzionale numero uno del Comune di Cadeo. Per noi è un grande onore poter essere presenti qui, presentare il libro sulla storia di Cadeo qui, non da un'altra parte. Quindi noi grazie a voi che ci avete permesso questo. Altra cosa per finire veramente è che noi avremmo tanto materiale da fare. E ambiremmo a fare un libro, perché abbiamo veramente tante cose da far vedere, sulla questione più sociologica del comune, ma non una roba difficile. Cioè, a noi piace sapere, per esempio, piacerebbe far sapere anche a voi come sono nate, per esempio, alcuni sodalizi che hanno svolto un ruolo importante nel primo dopoguerra qui nel nostro comune, alcune associazioni, che alcune ci sono ancora, altre non ci sono più.
come, cioè, stavolta abbiamo parlato della BGS, come abbiamo parlato della ditta Zardi, come abbiamo parlato delle altre aziende che sono nate, si sono sviluppate a Cadeo, vorremmo stavolta parlare anche di quei consessi che invece hanno visto non fabbriche, non pezzi, non materiali, ma gli uomini e le donne che hanno portato avanti questa grande comunità. Questa è la nostra ambizione. Quindi speriamo di farcela. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Sara, devo dire una cosa, che Sergio fa lo spiritoso, ma anche lui è stato un amministratore, quindi sai cosa succede in comune, perché è stato un amministratore del nostro comune. Sì, vabbè, io ho bisogno di chiarire un dubbio e penso di avere di fronte gli esperti, perché cioè che la Via Emilia sia il tratto di Francigena più percorso, lo sappiamo tutti, infatti a maggio, no, li aspettiamo i pellegrini che passano, anzi a me hanno sempre attirato queste persone, no, che oltre a un viaggio interiore fanno questo viaggio duro. Però adesso è già da una settimana che mi capita di trovare dei pellegrini sulla Zappellazzo. Perché? Nel senso, l'attraversamento io sapevo che era lì a Fontana, dove si vede, mi sembra lì nella foto, che non avevo visto che sono stati messi i sassi, sapevo che c'era il guado. E perché passano di lì? Ma dunque, è una bella domanda questa, anche molto impegnativa, dirò. Allora do la mia versione. Passano da lì perché nessuno gli ha detto a questi pellegrini che se le istituzioni decidessero di mettersi insieme, e non sto parlando assolutamente politicamente perché ne abbiamo già parlato con l'emissione di Cadeo, se le istituzioni piacentine decidessero di ripristinare quello che la storia ci ha consegnato, perché noi abbiamo detto la via Francigena originale passa sulla via Emilia, non passa da nessun'altra parte, che poi noi pellegrini moderni per motivi di necessità, di miglior viabilità, passiamo a mezzo chilometro dalla via Emilia perché guardiamo il torrente di qua o di là, va bene, ma nel territorio di Cadeo, dal Riglio a Fiorenzuola, alla Felina, diciamo così, meriterebbe proprio questo pezzo di territorio che la via Emilia ritornasse qui nel suo alveo naturale, nel suo luogo di percorrenza naturale, perché qui c'è la storia della via Francigena, perché nella via Francigena, nei documenti degli storici, dei cronisti della via Francigena, si parla degli ospitali di Cadeo, di Fontana Fredda, di Fiorenzuola, di Castellarquato, ma non voglio andare oltre, torniamo a noi. Quindi qui passava la via Emilia, da un po' di tempo, per necessità tecniche e organizzative, le istituzioni o gli enti preposti alla tutela di questo percorso, che ricorda un percorso storico-culturale europeo, cioè non è una cosa per quattro matti come sono il sottoscritto altri che decidono di partire a piedi con lo zaino a spalla e andare a Roma, no, è una cosa importante, è un itinerario, come hai detto tu, interiore, cioè è una sfida anche interiore, ma è anche, scusate se lo dico, una grande opportunità di carattere culturale, storico, di arricchimento personale. Ma voi ci pensate quando un pellegrino nella sua guida si potesse trovare scritto che quel posto dove c'è il castello che appare appena lui sbuca dal Riglio non è un luogo qualsiasi, lui vede la torre del castello di difesa che era stato costruito a difesa dell'ospitale Cadei, e quindi era un castello amministrato dagli ospitalieri, non da un feudatario. Questo è un castello importante. Ma voi vi immaginate questo pellegrino che nel film l'ho fatto io, anche se io ovviamente sono un pellegrino nostrano, come si dice, che arriva prima di entrare nella chiesa di Cadeo, vede questa lunetta che non lo dico io, lo dicono gli storici, lo dicono i critici d'arte, è la più bella lunetta di arte romanica della provincia di Piacenza, paragonabile a quella di Castellarquato, scusate se è poco. È uno degli esempi più belli di arte alto medievale che esistono.
Ma voi vi immaginate quando un pellegrino si trova a passare in mezzo a Roveletto e si vede da una parte questo santuario che sembra un teatro, tanto è bello all'esterno, e quando ci entra vede qualche cosa di stupefacente. Oggi poi che è stato ristrutturato è di una luminosità impressionante. Allora, vedete, credetemi, chi ha fatto il pellegrino? Io, Fausto, camminatori che ci sono, che conosco anche di questo territorio. Noi, quando facciamo queste vie di devozione, a noi, la prima cosa che viene in mente, quando passiamo accanto a questi bei luoghi di fede, la prima cosa che pensiamo è: speriamo sia aperto, speriamo si possa visitare. Ahimè non è sempre così, ma noi diciamo questo. Per cui, io ti rispondo, io mi auspico che presto il territorio storico, il percorso storico della via Francigena ritorni a passare dal Riglio a superare Fontana Fredda attraverso il comune di Cadeo, e ovviamente con i guadi possibili, perché tu hai detto, nel film si vede, va bene passare nel guado dopo Fontana Fredda, ma non va bene non passare nella piazza del castello di Cadeo o nella piazza o nella via Emilia dove c'è il santuario, il municipio. E scusate, Fabio l'ha detto nel titolo, questo qua è un comune che è nato proprio per vocazione di assistenza a coloro che viaggiano, che si muovono, che si spostano. Noi abbiamo contato quante osterie, quanti alloggi, tutte le osterie avevano un alloggio piccolo, grande, medio, e poi sono sorte le officine, e poi sono sorti quelli che fabbricavano i carri, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era un luogo che ha vissuto ed è cresciuto grazie alla gente che passava, che dava lavoro, e i cittadini del Comune Cadeo davano assistenza. E che assistenza? Perché questa attività è durata secoli, si può tutto far rivivere, basta che le istituzioni decidano che Cadeo è centrale. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Angela. Solo una cosa. Io parlo da persona che non è di Cadeo, quindi di Cadeo conosco veramente poco, se non quello che diciamo l'attuale, ecco. Quindi in questo libro, secondo me, questo libro diventa un documento storico di storia, ecco, di storia molto importante per la conoscenza di questo territorio proprio a livello storico. E l'importanza delle fonti storiche, anche dei documenti che sono stati visionati e utilizzati, apre anche quel discorso, secondo me, del conoscere, no? Questi palazzi dove sono conservati questi documenti che tante persone per prima, diciamo, dico, ma è possibile andare a visitare, no, un archivio? È accessibile andare a vedere l'archivio storico di Piacenza, l'archivio del comune, l'archivio della chiesa? Cioè, sono tutti luoghi appunto molto interessanti, che però secondo me non è saputo se si può andare o no così liberamente, ecco, se bisogna avere dei permessi. Ma questo poi anche mi fa pensare, visto anche per dove lavoro, e magari appunto Marica con dei ragazzi più grandi hanno questa esperienza maggiore a livello di raccolta delle fonti storiche e dei documenti. Cioè, partire anche dalla storia per conoscere il proprio territorio, no? Anche a livello basso, non dico dai miei bambini della scuola dell'infanzia, che però girando nel territorio, insomma, veniamo a vedere il comune. Certo, non possiamo approfondire in modo storico così importante, perché però già il fatto di visitare i luoghi principali del nostro territorio, penso che fin da piccoli sia importante. Però partire da questi documenti, secondo me, per parlare di storia, no? Incominciamo sempre la storia dei Romani. Quanta storia dei Romani
ho sentito questa sera che c'è qui a Rovereto, no? Cadeo in queste frazioni. Quindi anche questo, no? Vuole essere un invito a noi docenti, sì, utilizzare i libri di testo, ma anche utilizzare dei documenti così importanti e così belli dal punto di vista della raccolta proprio di informazioni e documenti per conoscere il proprio territorio. E questo ringrazio voi, ecco, che ci date la possibilità di conoscere il nostro territorio attraverso questi libri così interessanti. Grazie. Una cosa, perché ovviamente mi sembra giusto, a Rovereto, nel comune di Cadeo, opera un'associazione culturale che è Foto Arte Vita, che noi ringraziamo, lo abbiamo anche scritto nel libro, perché il suo contributo è stato rilevante, per noi importantissimo, ma anche e soprattutto l'espressione, come lei stasera ben espresso davanti a noi, di proprio di fiducia rispetto a quello che stavamo facendo, per noi è stato importante. Grazie mille. Grazie a voi. Allora direi adesso che chi vuole può venire a far autografare il libro, può parlare con gli autori. Vi ricordo soltanto una cosa: dal 22 di giugno comincia il cinema sul viale e il 20 di luglio ci sarà una proiezione proprio sulla via Francigena, quindi per chi è interessato di questi argomenti ci sarà una proiezione importante sulla via Francigena il 20 di luglio sul viale qui a Cadeo, che Andrea è promotore di questa iniziativa, qui presente, lo ringrazio anche per questo.